Ciao ragazzi e ciao ragazze, nuovo video Get Ready With Me, che era una vita che non ne facevo. Come potete vedere, c'ho lo specchio qui a portata di mano che cioè, mi fa vedere un faccione così, mi viene già l'ansia. I capelli, scusate, ma è Pasqua e non ce n'ho per le balle di mettermi lì a stirarmi i capelli adesso. Quindi ho solo fatto la frangia e ho legato i capelli perché io quando mi sveglio la mattina, nonostante li abbia stirati ieri, mi sveglio così. Con questi capelli che non hanno un senso, cioè come si fa? Quindi mi tocca legarli un attimo e poi oggi magari, anzi stasera prima di uscire, ci darò un senso. Per ora ce li teniamo così. Anche perché la mia Pasqua è all'insegna del relax. Io oggi sto tutto il giorno a letto, non faccio una mazza. Detto ciò, ci facciamo un get ready with me con qualche prodottino che mi avete visto negli ultimi haul, tipo quelli di ColourPop. Vi faccio vedere qualche prodottino di cui vi ho già parlato all'opera e vi parlo magari anche del fondo. La base l'ho già fatta perché? Perché se non faccio la base non posso fare la frangia, quindi ho dovuto per forza fare prima la base. Per la mia base ho usato il fondo di Astra che si chiama Icon Perfect Liquid Foundation nella colorazione 02 ed è questo qua, che è il classico fondotinta super liquido, quello che si tira su con la pipettina. Io ne metto una dose generosa e poi lo stendo in vari modi. Stamattina l'ho steso con questo, però lo stendo con la spugnetta, lo stendo col pennello, quello classico da fondo, lo stendo un po' con qualsiasi cosa, mi viene sempre una base soddisfacente. È molto naturale, se volete un effetto più coprente dovete stratificare, però io al momento ho fatto una base abbastanza naturale. Ho un pizzichino di macchiette che non si sa da dove arrivino, perché sono rossori strani. Ce n'ho una qua, ce n'ho una sulla fronte che per fortuna è coperta, e invece quella che ho qui è un neo che io mi sono sradicata per sbaglio e quindi sta guarendo. Detto ciò, devo ancora darci la cipria, ma lo facciamo insieme. Il correttore che ho utilizzato per nascondere qualche piccola imperfezione è il solito Couvrance nella colorazione boh, perché io non riesco a leggerla, è troppo piccolo. Credo sia colorazione sabbia, ma non ne sono sicura. Comunque questo, voi sapete che ho una scorta di questi campioni perché me li ha dati la mia amica Cinzia, che gliel'ha regalato suo fratello che lavora in farmacia, ma non è la colorazione adatta a lei e quindi li ha passati a me. Come crema viso sto utilizzando la Nutra Effect di Avon, questa qua, che è quasi terminata perché, come potete notare, ce l'ho praticamente più sui bordi e basta. Devo dire che mi sta piaciucchiando e nel frattempo ne ho ordinata un'altra, sempre da Avon, ahimè per le donne dai 35 in su, perché quest'anno sono 35, quindi bisogna rassegnarsi alla vecchiaia che arriva, e quindi ne ho presa un'altra di un'altra linea di Avon che vi farò poi vedere prossimamente. Per quanto riguarda la cipria, vado a mettere la mia solita di Kiko, questa qua che è la Color Correction, che io adoro, e come potete vedere già inizia a essere parecchio scavata di nuovo. Opla, togliamo gli occhiali. Me la vado a mettere col mio pennellone sempre di Kiko, edizione limitata di non so quanti secoli fa. Ormai credo un paio d'anni, almeno. Me la spantego dappertutto, compreso il collo perché io il fondotinta ce l'ho anche nel collo. Un pochino sulla fronte e via. Ah, le sopracciglia le ho ricalcate dal tatuaggio, ovviamente, con la Catrice 03, la matita che non ho qua ma che ho lasciato di là, ma che conoscete ormai tutte. Poi, allora, vado a mettere, siccome sono una cogliona, ah no, non sono così cogliona, vedi, ora mi riprendo. Ho sonno, ragazzi, perdonatemi. Sugli occhi ho messo il primer, ovviamente, I Love Stage di Essence, per cui a questo punto andiamo a utilizzare il mio ombretto preferito di quelli che ho comprato di ColourPop, che è Sequin, che guardate cosa non è sto colore. Lo vado a mettere con le dita perché è, secondo me, il modo più adatto per mettere gli ombretti di ColourPop. Guardate che roba. Col pennello, secondo me, non rendono, perdono di luminosità e visto che sono straluminosi, mi sembra giusto utilizzare il. Io spero che voi mi vediate abbastanza, però io più vicina di così non riesco a mettermi. Vado
Vado a metterlo su tutta la palpebra mobile in modo da dare proprio un effetto super super luminoso al mio trucco. Farò un trucco di una facilità imbarazzante, ve lo dico, ma è proprio un trucco per fare due chiacchiere, non è un trucco fatto per insegnarvi qualcosa. Semplicemente, guardate che roba, sto ombretto. Un trucco per fare due chiacchiere. Ovviamente pulisco il polpastrello sul pigiama. Ho il pigiamino di Frozen. Già. Vabbè, 35 anni e metto il pigiama di Frozen. Meno male che ancora abito per i cavoli miei, perché se dormissi col pigiama di Frozen a casa del mio fidanzato, mi sputa in un occhio. Ma andiamo avanti con l'applicazione dell'ombretto dall'altro occhio. Ovviamente vado a prendere tutto col polpastrello, non lo trascino più di tanto, ma lo tampono col polpastrello in modo tale da non perdere di luminosità e di intensità. Lo trascino appena appena solo qui all'angolo interno per renderlo leggermente sfumato. Ok, i miei vicini sopra come al solito fanno casino, ma ormai credo sia una prerogativa delle youtuber avere dei vicini rompicoglioni. Perché ho notato anche il video di Barbie Xanax che odia i suoi vicini di sopra, che tutte le volte le rompono le palle, quindi Barbie sono con te. Siamo nel club delle youtuber stalkerizzate dal rumore dei vicini, praticamente. Comunque, detto ciò, dopo aver messo sequin su tutte e due le mie palpebre mobili, aver anche leggermente sbordato nella piega, vado a chiudermi questa meraviglia di ombretto che tutte le volte è una gioia aprirlo e con un pennello da sfumatura vado a prendere da una delle palettine di Essence, queste qua che erano uscite l'autunno scorso in collaborazione con le youtuber tedesche, vado a prendere questo marrone qui. Queste palette raggano una scrivenza pazzesca, ma proprio a livelli di Naked e di Too Faced, quindi io fossi in voi, se le trovo negli stand in promozione me le prenderei perché sono pazzesche. Come li odio io questi qua sopra. E vado a sfumare un pochino di marrone nella piega giusto per dare un po' di profondità al make-up e cerco di fare proprio una sfumatura leggera, leggera, leggera. Quindi appoggio, applico proprio una puntina di prodotto. Prendo una punta di prodotto per volta e lo sfumo, lo sfumo, lo sfumo, lo sfumo proprio per fare un'ombreggiatura nella mia piega e nella mia palpebra superiore. Una roba leggerissima proprio per dare un po' di appunto di profondità al trucco, basta. Niente di pazzesco, niente di super elaborato. Porto nell'angolo esterno un po' di colore, anche qui, e sfumo. E faccio la stessa cosa dall'altro occhio. Quindi metto un pizzichino di prodotto nel pennello, sfumo, 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 sfumo. E via. E faccio un po' di ombreggiatura. Comunque, parlando di altre cose a parte il trucco, novità, novità, io direi non molte, a parte che al lavoro ho cambiato tutti i colleghi da un paio di settimane a questa parte perché l'azienda ha aperto un nuovo punto vendita, quindi sono stati rimischiati, diciamo, poi gli organici. Io mi sono ritrovata con tre colleghi completamente nuovi. Però a parte questo, direi che per il momento non mi posso lamentare. Sono un po' tappata, scusate, perché sta andando tutto bene, quindi a posto, direi. Novità a livello. Aiuto, mi prendo il naso. La primavera mi uccide. Novità a livello personale, amoroso. Stiamo valutando, anzi no, stiamo progettando di andare a vivere assieme a breve, io e il mio fidanzato. Quindi poi quando accadrà vi avviserò. Per il momento sto ancora da me. E poi per il resto direi niente di particolare. Per quanto riguarda i capelli, che è una cosa che sapete che a me, dopo un po' che un colore addosso comincia a starmi stretto, comincio già a sentire la mancanza dei capelli rossi.
un incubo, ragazze. Cioè, io continuo a guardare i capelli e dire, però quasi quasi, quasi quasi cambio, quasi quasi quasi. Poi ogni tanto Facebook mi tira le frecciate con i ricordi di Facebook, mi fa vedere le foto di quando avevo i capelli rossi lunghi, mi viene l'esaurimento, li rivoglio così. Quindi mi sa tanto che il prossimo giro sarà rosso. Però non so ancora se aspettare fine estate e farli appunto tipo a settembre o se perdere la testa e farli tipo adesso. Io però volevo cercare di resistere più che altro perché con l'estate i capelli rossi schiariscono tantissimo, si rovinano di più, mentre invece con un castano riuscirei a tenere a bada un pochino l'effetto. Do un'altra leggera sfumatina anche col polpastrello, tanto per. E appunto, riuscirai secondo me a tenere più a bada la questione colore, tenendoli così castano chiaro. Quindi, boh, vediamo, non lo so. Per il momento la mia mente vaga e non vede l'ora di rifarsi rossa, cioè proprio rosso, rosso, rosso. A questo punto vado a prendere della ColourPop la matita nera che vi avevo fatto vedere nell'ultimo haul, credo. E me la metto nella rima interna. Quelli di sopra continuano a gridare. Maia, che gli viene un mal di gola? Porco loro. Se anche voi avete dei vicini rompicoglioni, mettete un mi piace. Poi. Dicevamo, vabbè, metto la matita nella rima interna e poi metto il mascara. Ora vi faccio vedere quale. Comunque, per quanto riguarda Pasqua, voi che avete fatto? Io, come potete vedere, niente. Cioè, io oggi me ne sto tutto il giorno a casa. Stamattina ho guardato due puntate, una di Vampire Diaries e l'altra di Grey's Anatomy, perché mi sono rimessa a pari con le puntate uscite in settimana. Quindi sono esaltatissima, anzi oggi mi sa che mi guarderò un paio di puntate di Originals in inglese con i sottotitoli perché non stanno uscendo ancora le puntate in italiano, io ho la sfrescia di sapere cosa succede, quindi mi sa che finirà che me li guardo con i sottotitoli. Nelle ciglia metto questo mascara qua di Essence, il Volume Stylist, scusate non mi ricordo il nome, Volume Stylist 18 ore Lash Extension Mascara, quello con le fibre. Devo dire che tra questo e quello rosa che vi ho fatto vedere un paio di haul fa, anche se questo ha le fibre, non vedo tutta questa differenza, però sono entrambi ottimi, cioè l'effetto che mi danno tutti e due mi piace un sacco, quindi se li trovate sullo stand, che sono comunque novità, prendeteli perché sono favolosi. Lo vado a mettere prima nell'occhio destro e poi nel sinistro. L'occhio destro è il mio occhio preferito per quanto riguarda il mascara. Perché mi viene sempre meglio di qua, nel sinistro mi viene sempre meno bene, non si sa per quale motivo. Probabilmente perché lo do con la sinistra, ma io sono abituata a dare il mascara da una parte con una mano, dall'altra dall'altra. Cioè non riesco a mettermi il mascara così, non sono in grado. Quindi io devo usare la mano del lato nel quale sto mettendo il mascara. Vabbè. Ah, una novità orribile, da mercoledì scorso. Mi sono ritrovata le formiche in casa. Ora io vi dico, abito a un quarto piano, quindi come cazzo ci sono arrivate le formiche? Per fortuna le sto debellando, nel senso che sin da subito le ho uccise affogandole nello Chantecler al Marsiglia e adesso da ieri ho messo il veleno a casa in polvere, quello però diciamo naturale, con oli essenziali e cavoli vari che vendo io in negozio. Quindi stamattina non ce n'è neanche una, per cui forse, forse, senza dirlo troppo ad alta voce, le sto uccidendo. Speriamo perché c'è veramente le formiche. Per fortuna erano solo in cucina, però non se puede proprio, cioè non si possono vedere le formiche. Sì, sono un po' tappatella, effettivamente. Mi sa che la primavera mi sta portando un po' di allergie nuove e non mi fa respirare proprio alla grande. Cioè, guardate che differenza. Due passate. Paura proprio. Andiamo nel secondo occhio, che come vi dicevo faccio con l'altra mano io, perché non sono capace a mettermi il mascara con la stessa mano su tutti e due gli occhi, ma non so come mai. Cioè, non ricordo se è una cosa che ho sempre fatto, quindi di cambiare mano,
o se mi sono talmente impuntata di doverlo fare con entrambe le mani che alla fine ora lo faccio solo così. Cioè, all'inizio tipo l'eyeliner io lo metto da una parte con una mano e nell'altra con l'altra, no? Perché mi sono voluta abituare a far così per imparare a usare tutte e due le mani. Il mascara mi sa che ho fatto uguale, perché non ricordo di aver mai messo il mascara con la stessa mano su entrambi gli occhi, per cui mi sa tanto che mi sono impuntata anche lì io. Vabbè, malattie mentali proprio. Le mie fissazioni, com'è che si chiama il programma? Le nostre ossessioni, le mie ossessioni, qualcosa così. Comunque, tappamento da primavera a parte, direi che per il resto va tutto abbastanza regolare. La macchina, per chi avesse ancora, comunque dei, come si dice, qualche video fa vi avevo detto che la mia macchina mi stava facendo dei capricci. Grazie a Dio tutto risolto. Prima ha cambiato le ganasce, ma ha cambiato i pistoncini e mi ha cambiato anche le pastiglie e oddio, come si chiamano? I cosi davanti, quelli vicino alle pastiglie, non mi ricordo. I dischi, ok. Ma ha cambiato anche quelli perché nel frattempo, appena ho finito di aggiustare dietro, ho finito le pastiglie davanti e avevo anche consumato i dischi. Quindi abbiamo cambiato tutto e ora la mia Panda Power è come nuova, quindi va tutto bene. Grazie per le ragazze che erano disperate come me del fatto che dovessi prendere lo spostapoveri. E niente, anzi, per la questione dello spostapoveri, che una ragazza mi ha detto che è morta da ridere quando gliel'ho nominato così, devo ringraziare per la citazione il mio collega Francesco, anzi ex collega ormai Francesco, che ha sempre chiamato l'autobus spostapoveri e quindi ormai lo chiamo così pure io. Quindi grazie Fra per la citazione. E niente, per quanto riguarda il resto, domani è Pasquetta. Io domani presumo che non farò molto di più di quello che ho fatto oggi, nel senso che la mia intenzione è di andare a casa del mio fidanzato e prendere un po' di sole, punto. Cioè stare con lui, quietare, basta. Niente grigliate, niente mangiate, niente mille persone in giardino. No, 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 no. Voglio quietare. Vedo talmente tanta gente al lavoro che quando sono le poche volte che sono di festa ce n'ho per le balle di stare in mezzo al delirio, quindi preferisco assolutamente che ce ne stiamo a casa a quietare tra di noi, a prenderci il sole, a stare assieme, punto, niente di particolare. Aspettate che zac zac. Ok. Questo è l'effetto del mascara, è meraviglioso. Detto ciò, andiamo a metterci un po' di blush. Vado a prendere lo stesso blush che c'è in questa palettina, che ve lo giuro, ragazze, per il costo che hanno queste palette, che ormai mi sa che troverete solo negli stand dove ci sono gli sconti di Essence perché sono fuori assortimento, hanno dei prodottini all'interno fantastici, gli ombretti scriventissimi, il blush pure, lunga durata di tutto, non ci si può veramente dire nulla. Mischio entrambi i colori, quindi sia il fucsia che il pesca. E con questo pennellino di Essence sempre vado a stendere. Senti quell'altra cretina che dice all'altro imbecille di prendere la colomba. Ah, se ci soffocassero con la colomba. Peace and love. No, niente, raga, io mi avvicino e li odio, non c'è proprio niente da fare. C'hanno una faccia come il culo poi, perché alle volte ti salutano. Alle volte non ti salutano. L'altro giorno questa deficiente mi ha incontrato sotto casa. Ciao, auguri, ma soffoca, brutta stronza. Cioè, no, veramente, non ce la si può fare. Poi so per certo che odiavano il mio cane, che come sapete è mancato a Capodanno. Quindi proprio per me devono morire di una morte lenta e sofferente, tutti qua, tutta la famiglia, proprio. Quindi assolutamente no pietà, zero pietà. Per chi non ama gli animali, devono proprio morire. E vabbè, a parte questo, mi sono data un po' di blush, un pochino tanto, ma tanto mi deve durare fino a stasera, quindi pian piano scemerà. A questo punto rossetto, per il rossetto raga c'è bisogno degli occhiali perché non ci vedo una sega, quindi già ho fatto i miracoli a truccarmi così, senza l'ausilio di lenti. Però bello, bello, che poi è un trucco semplicissimo che secondo me rende un sacco grazie a questo sequin qui che è la fine del mondo. È una roba, è uno dei trucchi che faccio più spesso per andare a lavorare la mattina.
Il rossetto lo cambio, non metto mai lo stesso, però oggi voglio usare questa matita qua di Kiko, che è la, dove sta? Fine Heart Lip Pencil 03, che secondo me è di una collezione limitata di cui io non ricordo più il nome. Però vabbè, accontentiamoci. Prendo uno specchietto più piccolo perché a me guardarmi in questo affare qua che mi... No, forse per le labbra è meglio. Per gli occhi mi ansiava un po', ma per le labbra può andare. Quindi metto la matita su tutte le labbra e non solo sul contorno. Se sentite delle voci stupide, sono quelli di sopra. Ok, vi faccio una canzoncina mentre mi metto il rossetto. Che dallo stick, o meglio, dalla mina sembrava più aranciato, invece è un rosa strano. Non me la ricordavo neanche più, l'ho presa a caso, raga. Ma perché voglio che mi faccia da base al rossetto che metterò dopo. Quindi anche se è rosata può andare. Ho una cosa da raccontarvi, ora la dico, eh. Allora. Bellina. Ok. Opla. Già così è figo il trucco. Cioè, le labbra già mi piacciono, però ci aggiungerò comunque rossetto. Vi volevo raccontare al volo che settimana prossima è il compleanno del mio fidanzato. Cazzo, sono già 20, 21 minuti che parlo. Ero indecisissima sul regalo, proprio in crisi totale, perché dopo 7 anni che cacchio gli regalo, gli ho regalato tutto. Alla fine ho trovato una pagina Facebook e un sito, che sono ovviamente la stessa cosa, che si chiamano Gadget for Entertainment e vendono degli accessori meravigliosi. Ora, devo ancora arrivare, quindi io dal vivo non li ho ancora visti, vi saprò dire come sono dal vivo. Però volevo qualcosa di particolare, quindi gli ho preso una collana e un anello. Abbinati a un, scusate, un bracciale e un anello, abbinati a un altro bracciale che metterò io, e ho fatto fare un'incisione su tutti e tre che si collega, nel senso è una frase che si completa mettendo tutti e tre gli oggetti assieme. Quindi il primo pezzo della frase ce l'ha lui, il secondo ce l'ho io, il terzo ce l'ha lui. Quindi praticamente avrà il primo pezzo sul bracciale, il secondo ce l'avrò io sul bracciale, il terzo ce l'avrà lui sull'anello. La frase che ho fatto incidere è una frase di una canzone di Annalisa Scarrone che io adoro, che dice diamante lei e luce lui per sempre, quindi lui avrà il bracciale che ho scritto diamante lei, io avrò il bracciale che ho scritto e luce lui e poi lui avrà l'anello che ho scritto per sempre. Come sono romantica, raga, mi commuovo quasi. Quindi vi farò sapere poi se dal vivo gli oggetti che ho preso sono carini come in foto o se sono una ciofeca. Se sono una ciofeca mi sparo perché arriveranno giusti giusti per il giorno del compleanno, quindi non farò in tempo a comprare dell'altro, però vabbè. Tenete le dita incrociate per me. A questo punto mi metto rossetto, metto Flirt di Avon della linea Color Trend, che è l'ultimo che ho preso, devo ancora farvelo vedere perché non ho ancora girato l'haul. Comunque questo colorino estivo un po' aranciato, molto tranquillo, che sopra il fucsia cambia un po', cioè sopra il rosa che ho messo io cambia un po', però dà quel tono un po' aranciato a questo rosa che secondo me non sta male. È morbidissimo questo rossetto qui. Ok. E il risultato finale è questo. Quindi mo avvicino un pizzico il telefono, così mi vedete un po' meglio, forse. Il look di oggi per stare in casa è questo. E niente, vi mando un bacione gigantesco, auguro a tutti buona Pasqua. Tanti tanti bacioni, non mangiate troppo, io niente uovo di Pasqua perché sono a dieta, che tristezza infinita. Mi raccomando, spolliciate, condividete, facciamo crescere il canale. Ciao!